Ciao bambini. Oh, un premio per me. Oh, ma grazie. Che c'è scritto qui miglior serie di YouTube Italia. Questo è per me. Oh, lo so, SuperTuber is the best series ever. Yay. Ok, basta stupidaggini. Non so neanche lanciare una bottiglia. Ciao uomini e donne affascinanti del web o dell'internet, o questo Electric. Boh. Oggi siamo qui, riuniti, per fare un altro SupaTuba. Ma prima di tutto lanciamo la sigla. Supereroi o super cattivi, yeah. Andiamo subito a vedere le votazioni. Miei carissimi web spettatori, lo youtuber vincitore di questo episodio è Tearless Raptor, signori, che all'84% il popolo è sovrano e sceglie che Tearless sia un super cattivo. Ed è così che lo faremo. Quindi i poteri proposti da me sono: uno, il controllo della barba tipo Bayonetta o Medusa dei Inumani. Presente Bayonetta, che coi capelli addirittura evoca demoni e fa cose. Lag, perché so che è un problema di Tearless il lag. Controllo delle ossa, pensavo a Kimimaro di Naruto. Uomo di gelatina, uomo di gelatina rosa, perché so che gli piace il rosa. E corpo della natura, che non so che cosa mi stavo immaginando, ma ok, tanto alla fine ha vinto il controllo della barba tipo Bayonetta, 48% contro un 35% di lag. Attenzione, quindi c'è stato un po' di scontro questa volta, non così scontato. Infatti ho atteso che superasse almeno i 2000 voti, ma bando alle ciance, andiamo a disegnare il signor Tearless Raptor. Ci serve almeno una foto di questo buon uomo, che andiamo a posizionare proprio qui. E navigando nell'internet ho trovato questa bella posa, un po' accattivante, un po' sexy, che potremmo, da cui potremmo prendere spunto e modificare leggermente. Ma prima indossiamo il guanto del power. I got the power, yeah! Allora, miei carissimi uomini amari e tristi, iniziamo con la testolina, che la nostra sarà più diretta verso sinistra, perché ricordo a tutti, a parte che fatemelo aprire, lo sfondo, questo è il nostro carissimo sfondo dei buoni e dei cattivi, al quale andiamo ad aggiungere l'ulabina, che si capisce appunto un po' che fluttua nell'aria, e pensavo del signor Tearless di metterlo qua. Quindi pensavo appunto a una posizione a un busto intero come l'ulabina. Quindi la posizione qui, il bacino è bello inclinato, perché lì ci appoggeremo questa mano, posizione molto sensuale. Sto pensando letteralmente a Bayonetta, per quello che mi è interessata quella posizione. Lo so, potrebbe sembrare una posizione alquanto femminile all'inizio, signori, ma non è quello l'obiettivo. Qui sta appoggiato su qualcosa che adesso non rivelo, perché ho un'idea, vediamo se andrà bene. Iniziamo a delineare un po' di deltoide qui, un deltoide serio, così come serio sarà il pettorale, un bicipite che non scherza. Oh, si è appena iscritto SMS Mystic Demon. Benvenuto, benvenuta a chiunque tu sia. Un dorsale di tutto rispetto qui dietro. Andiamo a lavorare al volo sui tratti del viso. Voglio la testa parecchio alzata, un po' inclinata. E un ghigno cazzutissimo, signori. Dovrò bipparlo cazzutissimo. Punto che adesso io cancello la parte inferiore per far spazio alla barba. Ha una barba che si allunga, si comanda, fa cose. Quindi iniziamo un po' a gettare cose un po' così. Pensavo addirittura che la barba prendesse la forma di braccia, di cose, di elementi taglienti, perché no? Quello che qui volevo fare era una specie di bestia satanica, che sarà sempre fatta di barba, non è geniale? Qualcosa del genere non mi dispiace. Non vorrei coprire troppo il corpo, perché voglio far risaltare quei muscoletti, e adesso cercheremo di rimanere in ambiente marvelliano, perché negli ultimi due disegni non ce l'abbiamo fatta, per colpa mia, ok? Sto provando cose, lo sapete, qualcuno di voi l'avrà capito, testando stili, soprattutto anime, così come i colori. Qui ci sta bene un altro braccio, secondo me, in una posizione molto strana. Costume, qui mi lascerò spazio per il suo logo, che se non sbaglio è a cerchio, ma controllo. No, aspetta, lo potrei fare tutto nero, il costume. Ok, ce l'ho. Signori, io ce l'ho anche in mente, c'ho i colori, c'ho tutto. Quindi io direi di passare da qui all'inchiostrazione, a prima di tutto lo specchio, per vedere che non ci siano errori di proporzione. Aspetta, mi passa avanti, ok. Questo braccio è un po' piccolo, quindi lo ingrandisco un attimo così al volo. E mi sembra più che ok, quindi inchiostrazione avrà inizio adesso, bambini. Questa volta, se il tempo vuole, permettendo, metteremo un po' di peo ballerini che tanto vi piacciono. Spero che sia di vostro gradimento. Baci, inchiostrazione tra 3, 2, 1, via. Thank you.
bene, bambini, bene, benissimo, direi. Abbiamo finito così l'inchiostrazione. Questa volta sono andato molto di nero perché abbiamo visto e mi avete scritto in molti che mi faccio influenzare un po' troppo da uno stile anime che è molto forte in me, ora come ora, ve lo dico. Infatti ne vedremo sempre di più di stile anime, kawaii, almeno su questo canale e sul mio Instagram, perché è uno stile che sto cercando di approfondire e di padroneggiare. Mi interessa quasi di più quello stile che quello marvelliano americano. Ma un po', sempre per tornare alle origini, mi sono un po' esercitato anche oggi in una via di mezzo che desse più peso all'americano. Ed ecco qui il risultato. Adesso però andiamo... Uè, occhiali, non cadete. Adesso però andiamo a colorare. Ho intenzione di nuovo di continuare a sperimentare. Così come avete visto nei 4 video precedenti di disegno, mi impegnerò molto con il colore, ci perderò molto tempo e cercherò nuovi risultati, sempre nuove sfumature, nuove cose. Ma iniziamo a colorare tra 3, 2, 1... Pip! Bene, miei cari signori, abbiamo così finito anche questo disegno super colorato. Non so se vi piacciono così tante sfumature, forse troppe, non lo so, ma non riuscivo a smettere. Infatti, come avrete notato anche prima, il mio abito è diverso rispetto a quello dell'inizio del video, perché l'ho cambiato. Perché è passato già un giorno. Ultimamente ci sto mettendo più di un giorno a fare questi disegni. La cosa non aiuta in realtà, perché appunto mi prende molto più tempo, ma ne vale la pena se ne traggo dei miglioramenti. Sono ancora un po' dubbioso, dovrei disegnare cose che mi ispirino più sull'anime, ma proverò, andremo a vedere. Per ora spero che questo disegno vi sia piaciuto, spero che Tirres apprezzerà se mai lo vedrà, ma se voi siete i primi ad aver apprezzato, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, sempre ricordando che questo è Electric e non scordatevi le mitiche magliette Electric, link in descrizione. Yeah! Ciao bambini, ciao.